Siamo con signor Tornatore, direttore generale di corsa del Rally di Monte Carlo, un Rally di Monte Carlo che ci ospita ancora una volta in questa splendida sede dell'Automobile Club di Monaco, proprio per parlare di questa edizione, un'edizione che ormai è la 101esima. Infatti vediamo che c'è il numero uno davanti a noi proprio per indicare che è la 101esima, però insomma in totale sono 80. Allora, vogliamo parlare di questa edizione, un'edizione particolare. Intanto buon anno al signor Tornatore. E vogliamo parlare di questa edizione, un'edizione particolare come quella dell'anno scorso, perché c'è il ritorno nella WRC. Sì, questa volta è il ritorno alla WRC e abbiamo lasciato un po' con tristezza l'IRC perché funzionava bene, ma la FIA ci ha fatto promesse per che noi possiamo avere il più bello rally come all'abitudine. E dunque abbiamo avuto la possibilità di fare prove di notte, prove più di 400 km in lunghezza totale e altre cose, e siamo molto contenti. Parliamo invece di piloti. Allora, siamo tornati nelle WRC con le case ufficiali. E piloti quali? Allora, per la Citroën abbiamo Sébastien Loeb e Mirko Hirvonen, che è andato dalla Ford alla Citroën. La Ford è un po' particolare perché la Ford c'ha la WRT con Latvala e Solberg, i due piloti di punta, poi Tanak e Novikov e Delecour, e ancora Wilson e Solberg. Sono sette con la Ford, è un bel successo. Poi abbiamo la Mini con Sordo, lo spagnolo, e Campana, il francese, che non so perché, ma Chris Mike non è qua quest'anno. E ci sono ancora due con un belgo che si chiama Neuville, che ha vinto il Tour de Corse in IRC, della Olanda, Paesi Bassi, Van Merstein.